In studio Veronica Puglisi. Buon pomeriggio e benvenuti a una nuova edizione di MTG. Lo avete sentito dai titoli di prima pagina, saranno celebrati domani mattina alle 11 nella Basilica Maria Santissima Annunziata a Comiso i funerali di Claudia Cassibba, la 21enne vittima dell'incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri a Enna sulla strada statale 117 bis centrale Sicula in contrada Salinella. Dolore e cordoglio in città, il sindaco Maria Rita Schembari ha proclamato per la giornata di domani il lutto cittadino. Saranno celebrate domani mattina alle 11 nella Basilica Maria Santissima Annunziata a Comiso le esequie della giovane di 21 anni Claudia Cassibba, che ieri ha perso la vita in un tragico incidente stradale a Enna. I sogni di una studentessa in medicina si sono infranti ieri nel primo pomeriggio intorno alle 14. Lo schianto con un furgone con a bordo 9 persone è stato fatale per Claudia Cassibba, che viaggiava a bordo di un'autovettura. Stava percorrendo la strada statale 117B centrale Sicula, vicino contrada Salinella, stando a quanto riferito dalle forze dell'ordine, in direzione Caltanissetta, quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con il mezzo proveniente dal senso opposto. Un impatto terribile. 9 le persone rimaste ferite nello schianto. Una di loro, per le gravi ferite riportate, è stata trasportata con elisoccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. 8 persone sono state trasportate all'ospedale Umberto I di Enna. Sulle cause dell'incidente sono ancora in corso le indagini. Sul posto ad intervenire i vigili del fuoco, il personale del 118, la polizia, i carabinieri, la polizia municipale e il personale dell'ANAS. L'arteria è rimasta chiusa per più di 2 ore al traffico veicolare per gli accertamenti del caso. Aveva appiccato il fuoco a dei rifiuti ingombranti abbandonati a ridosso del muro di cinta di un'officina meccanica e sul lato opposto ad una distesa di sterpaglie. L'intervento dei carabinieri di Paternò ha evitato il peggio. I militari hanno arrestato in flagranza un pastore di 69 anni del posto, già gravato da numerosi precedenti penali. I militari lo hanno sorpreso in via Mediterraneo, è stato inseguito e bloccato. Ad inchiodare l'uomo le immagini del sistema di videosorveglianza. L'incendio è stato domato, mentre il 69enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Arrestati 2 fratelli imprenditori agricoli per detenzione abusiva di armi e munizioni in concorso. I 2 vittoriesi di 71 e 73 anni sono stati trovati dai carabinieri a seguito di una perquisizione in un'azienda agricola con 2 pistole rivoltello calibro 32 artigianali e 14 cartucce di vario calibro minuziosamente occultate nei locali della loro azienda agricola, il cui possesso non è stato giustificato. Le armi e il munizionamento sono stati sequestrati. L'autorità giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari per i 2 fratelli vittoriesi. Denunciato dalla polizia locale di Scicli a Donna Lucata, un 68enne residente in Veneto per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, durante un controllo degli ispettori della polizia locale delle autovetture in sosta irregolare, l'uomo, la cui autovettura era stata sanzionata, ha aggredito verbalmente con frasi oltraggiose 2 vigili urbani, colpendo con uno schiaffo il blocchetto dei verbali di uno degli ispettori. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri di Donna Lucata, che ha proceduto ad identificare l'aggressore. E a Scicli sanzioni a carico di un esercizio commerciale del centro storico per 3.000 euro. Sono state contestate 2 violazioni alla legge 447 del 95, superamento del limite massimo di immissione sonora e aver utilizzato un impianto di diffusione musicale senza presentare al comune la relazione di impatto acustico. Andiamo adesso alla situazione del Covid-19, parliamo di un caso qui in provincia di Ragusa, perché il direttore generale dell'ASP di Ragusa, Angelo Aliquo, chiarisce i contorni del caso che ha colpito l'azienda provinciale. Un'infermiera che non era comunque a contatto con il pubblico è stata ricoverata per Covid-19, si sarebbe vaccinata il 22 agosto per la prima volta, ma in quella giornata invece è scattato il ricovero. Niente di nuovo, non è che è il primo positivo in questa terra, ce ne sono diverse migliaia, e questo è tra le persone che potevano rischiare più degli altri di essere vaccinate, di essere infettate. Oltre a essere infettata si è anche ammalata.
E questo è il pensiero del direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Ragusa, Angelo Aliquò, in merito al ricovero di una dipendente dell'ASP 7, un'infermiera addetta al controllo cartelle, un'infermiera che non si era ancora vaccinata in forza alla struttura sanitaria Iblea. Si trova adesso ricoverata nel reparto di medicina. A tal proposito, la smentita del direttore generale del ricovero dell'infermiera nel reparto di rianimazione. C'è una persona ricoverata, una nostra dipendente ricoverata, aveva programmato il vaccino per giorno 22, giorno in cui è stata ricoverata. Non è stata mai in terapia intensiva, le sue condizioni sono buone ed è ricoverata presso il reparto di medicina Covid del Giovanni Paolo II. Si spera, parlando con il responsabile, con il dottor Schemari, stanno valutando le condizioni per eventualmente dimetterla se le condizioni migliorano ancora. Non era stata sospesa? No, era stata diffidata e aveva programmato, era in ferie, aveva programmato il tampone, il vaccino. Non era come gli altri tra i diffidati. E parliamo ancora di vaccinazioni del personale sanitario e sospensioni in provincia di Ragusa. Alcuni sanitari sospesi hanno fatto ricorso all'ASP, altri invece, come specificano i vertici, sono rientrati dopo aver provveduto alla vaccinazione. Intanto sulla vicenda interviene il presidente dell'Ordine dei Medici di Ragusa, il dottor Carlo Vitali. Chiedono la riammissione in servizio e il reintegro patrimoniale relativamente al periodo di sospensione, i sanitari sospesi, così come a Ragusa e in altre parti d'Italia, in attuazione dell'articolo 4 del decreto legge numero 44 del 2021 per l'inosservanza dell'obbligo vaccinale per il personale sanitario. Alcuni di questi, che inizialmente erano una ventina in provincia di Ragusa, come comunicato dall'azienda sanitaria, erano stati riammessi perché avevano deciso poi di sottoporsi alla vaccinazione. Altri invece, come comunica il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Ragusa, Angelo Aliquò, hanno fatto ricorso. Elemento confermato anche dall'ufficio legale dell'ASP, il cui direttore, l'avvocato Danilo Vallone, sottolinea come in tutta Italia ci siano iter in corso di questo tipo perché la vicenda del personale sanitario non vaccinato ha avuto sviluppi dal mese di aprile, quando è entrato in vigore il decreto legge 44, applicato poi da tutte le aziende sanitarie in territorio nazionale nei mesi successivi. Per quanto riguarda il caso specifico di Ragusa, il numero esatto è ancora in fase di definizione, comunica Aliquò, e l'azienda sanitaria di Ragusa era stata infatti tra le prime a decidere di sospendere il personale sanitario che si era rifiutato di sottoporsi al vaccino anti-Covid. La legge obbliga la vaccinazione ai fini di mantenere le condizioni di sicurezza nella cura e nell'assistenza, poiché la vaccinazione costituisce un requisito essenziale all'esercizio della professione. Ne è convinto anche il presidente dell'Ordine dei Medici di Ragusa, il dottor Carlo Vitali, che, contattato da noi, dichiara di aver fatto già richiesta formale la scorsa settimana all'ASP di Ragusa per un elenco dei medici e dipendenti dell'ASP non convenzionati e ambulatoriali che non si sono vaccinati, per applicare quindi la legge. Vitali aggiunge: ci sono stati molti dubbi sollevati sui vaccini immessi nel mercato con una sperimentazione veloce, ma è ormai dimostrato che l'unica protezione di cui disponiamo è la vaccinazione. Come risulta dai dati statistici, aggiunge il dottor Vitali, l'85% dei pazienti con sintomi gravi ricoverati sono non vaccinati e il 15% sono vaccinati con una sola dose o i sintomi non sono gravi. Questo dimostra il valore della vaccinazione, dice Vitali, che aggiunge: il Covid ha una mortalità del 2,8%, un dato da confrontare col tasso di mortalità del vaccino, 1,5 casi su 100.000. Intanto inizia nelle farmacie di Palermo la campagna vaccinale. Di vaccini in farmacia se n'era parlato tanto. Adesso c'è la provincia apripista e la provincia di Palermo, la prima nell'isola a somministrare il siero Pfizer all'interno delle farmacie. La comunicazione l'ha data il segretario nazionale di Federpharma, Roberto Tobia. Lo ha fatto in un videomessaggio dove lancia anche un forte appello alla popolazione affinché possa essere la vaccinazione all'interno delle farmacie una nuova possibilità per ricominciare, per dare un reale apporto alla campagna vaccinale.
Vaccinarsi è un atto di responsabilità, è un atto di responsabilità nei confronti di noi stessi, dei nostri cari, dei nostri familiari. L'avvio della campagna vaccinale già nel corso della prossima settimana nelle farmacie di Palermo e della nostra provincia potrà sicuramente dare un significativo contributo all'implementazione della campagna vaccinale proprio in un momento nel quale l'aumento dei contagi e il rischio imminente, che speriamo possa essere scongiurato, di passaggio in zona gialla per limitare la diffusione del virus, ci obbliga a ed intensificare le vaccinazioni, che sono l'unico modo possibile per evitare nuove restrizioni che danneggerebbero sicuramente la nostra salute, ma non solo, anche l'economia della nostra terra. L'iniziativa della vaccinazione in farmacia inizia da Palermo e l'auspicio è che si possa estendere in tutto il territorio dell'isola. La zona gialla sarebbe proprio inevitabile per l'isola, che attende comunicazione decisiva in base ai parametri. Parametri oltre misura, così come li aveva definiti il presidente della regione Nello Musumeci. Non ci sarebbe altro destino se non il cambio di colore per la Sicilia. Comunicazioni ufficiali ancora non sono arrivate a tutte le associazioni di categoria, ma i numeri non confortano e spingono sul cambio di colorazione a partire dal 30 di agosto, lunedì. Parametri oltre misura per gli ospedali siciliani e l'incubo di una nuova ondata, già iniziata, Sicilia e Sardegna sempre più a rischio zona gialla e di conseguenza verso regole più rigide e restrizioni legate al cambio colore. Se a livello nazionale resta stabile il tasso di occupazione dei reparti di terapia intensiva e di area non critica, da parte dei pazienti Covid, rispettivamente al 6 e al 7%, questi indicatori continuano a muoversi in Sicilia, segnalando parametri davvero oltre misura. A rischio anche la vita degli ospedali, in alcuni casi già bloccati dal virus che ha congelato i reparti, facendo slittare e sospendere alcuni ricoveri in day hospital in altri reparti delle strutture sanitarie siciliane. I reparti di malattie infettive si presentano saturi, con aperture di nuove aree per la gestione dei casi Covid. La zona gialla è inevitabile a questo punto per la Sicilia, prendendo vita da lunedì, pone i presupposti per tentare di recuperare una situazione che ormai si fa fatica a gestire. Green Pass obbligatorio dal 1 settembre anche per i voli nazionali e nei bus interregionali, scuole e università. Le restrizioni sono contenute nel decreto del 6 agosto scorso e puntano alla vaccinazione di massa. Sentiamo che cosa ne pensano i cittadini. Dal 1 settembre entrano in vigore nuove restrizioni nel paese, o meglio, la certificazione verde verrà chiesta anche per l'utilizzo dei mezzi pubblici, per l'ingresso nelle scuole, nelle università e soprattutto per viaggiare in Italia. Le nuove misure sono introdotte dal decreto del 6 agosto scorso e puntano a incentivare la vaccinazione di massa. Basta una sola dose di siero per ottenere dopo 15 giorni il Green Pass, l'attestazione dell'avvenuta guarigione dal Covid nei 6 mesi precedenti o un tampone negativo eseguito nelle 48 ore precedenti. La novità che cambierà la vita a molti è il Green Pass anche per viaggiare con voli nazionali. Si può infatti viaggiare però nell'Unione Europea solo dopo la conclusione del ciclo vaccinale obbligatorio, il Green Pass anche nelle scuole, con ripercussioni non indifferenti. Al quinto giorno, se non si esibisce la certificazione verde, il rapporto di lavoro sarà sospeso e il dipendente non percepirà più lo stipendio. Una misura che sta mettendo in serie difficoltà molti presidi. Niente pass obbligatorio per gli alunni. Il Green Pass obbligatorio del 1 settembre negli autobus interregionali, anche in quelli adibiti a servizio di noleggio con conducente, escluse le metro, i bus urbani e regionali. Ed è anche previsto il ritorno del controllore, che dovrà controllare il biglietto e l'applicazione delle misure anti-Covid. Ma come hanno preso i cittadini questa notizia? Sono proprio tutti d'accordo? Ma io penso che sia anche una questione di rispetto avere il Green Pass, soprattutto per tutte quelle persone che hanno perso la vita. Quindi io sono straconvinto che il vaccino sia la soluzione migliore per uscire da questa pandemia. E col Green Pass andiamoci sul sicuro. E quindi è necessario averlo, quindi, per la sicurezza di tutti noi. Questo potrebbe convincere anche a chi non è vaccinato a vaccinarsi, secondo lei? Sì, spero di sì. In passa anche per i voli nazionali, oltre a quelli all'interno dell'Unione Europea.
e Green Pass ovviamente anche nelle scuole, per i docenti, nei ristoranti. Lei è d'accordo per su queste restrizioni? Ma io sinceramente potrebbe essere una cosa positiva. Almeno ieri è morto un mio amico di Covid. Perciò io mi sono vaccinata con tutte e due le dosi. In famiglia siamo tutti vaccinati. Abbiamo tutto il Green Pass. Perciò penso che sia una cosa buona. Favorire, incentivare, convincere i più, come dire, irriducibili a vaccinarsi. Penso di sì. Comunque alcuni in famiglia non si sono vaccinati. Anche nella mia famiglia, alcuni no. Perché? Non lo so. Non sono d'accordo. Ma non sono d'accordo sotto quale punto di vista scientifico? Non lo so il motivo. Io per cose mie personali mi sono dovuta vaccinare per forza. Lo consiglierebbe il vaccino lei, no? Io sì. Non è che sono d'accordo, non sono d'accordo completamente, lo sai perché? Perché chi non è vaccinato viene sempre discriminato, quelli vaccinati sono più avvantaggiati. Perciò la legge, come giusto, la legge è uguale per tutti, o ci vacciniamo tutti o niente. Sulla vaccinazione interviene Confcommercio, crediamo, ha dichiarato il presidente provinciale Ragusa Gianluca Manenti, che tutti debbano fare la propria parte, vale per le scelte politiche di governo da compiersi nel solco necessario delle previsioni dell'articolo 32 della Costituzione. Confcommercio interviene sul dibattito sull'utilità della vaccinazione e ritiene che tutti debbano fare la propria parte per la progressiva normalizzazione e la ripartenza delle attività economiche del territorio. Confcommercio, in una nota, sottolinea come si stia sviluppando un acceso dibattito sull'utilità del Green Pass, della vaccinazione e nello specifico sulla vaccinazione nei luoghi di lavoro. Ad intervenire è stato il presidente provinciale Gianluca Manenti. Crediamo che tutti debbano fare la propria parte, vale per le scelte politiche, vale per le scelte di governo, da compiersi nel solco necessario delle previsioni dell'articolo 32 della nostra Costituzione, vale per la responsabilità proprie delle parti sociali. Il nostro è un rinnovo di invito al confronto tra associazioni imprenditoriali e sindacati dei lavoratori sull'opportunità che viene offerta dal Green Pass per la maggiore sicurezza dei luoghi di lavoro e anzitutto di quelli aperti al pubblico. È un confronto che gioverebbe alla coesione sociale ed è un passaggio che va affrontato con adeguata programmazione e promuovendo informazione e consapevolezza, ma anche sottolineando il dovere civile della vaccinazione come concreta scelta di responsabilità. Biglietti omaggio dei concerti: se ci si vaccina entro l'11 settembre, l'iniziativa dell'ASP che ha fatto discutere molto, soprattutto sui social. Noi siamo andati a Vittoria, dove la percentuale dei vaccinati non supera neanche il 60%. Sentiamo che cosa ne pensano i cittadini di questa iniziativa. C'è chi invoca i punti per la spesa, chi con doppia dose il pass per la foto con allevi o il set di pentole. Insomma, di fantasia ne scorre sui social. È tutto collegato all'iniziativa dell'ASP di Ragusa, che ha proposto i biglietti omaggio al concerto di Allevi e il tributo a Battiato per chi si vaccina entro l'11 settembre. È un modo per incentivare la vaccinazione di massa, soprattutto dopo l'ordinanza del presidente della regione siciliana Nello Musumeci, che boccia 5 città ragusane. Ispica, Chiaramonte, Montegulfi, Vittoria, Cate e Comiso, dove i vaccinati non sfiorano la soglia del 60%. La regione ha dato incarico alle ASP di monitorare e incentivare la vaccinazione puntando sul target del 70%. Siamo a Vittoria, dove molti sono ancora restii alla vaccinazione, anche se spiccano dei casi modello, come quello degli immigrati del Bangladesh residenti a Vittoria che esibiscono con fierezza il Green Pass. Già fatto prima dose e anche seconda dose. Ok, quindi siete... Io ho fatto a Johnson & Johnson una dose sola. Io ho fatto sì. Pfizer. Tutto due vaccini già completato, quindi siamo a posto. Ma perché vi siete vaccinati? Vaccinato perché per ora prima cosa è salute e poi seconda cosa è che ci vuole sempre Green Pass, dove entrare, dove fare spesa,
quindi ora tranquilli. Anche per il Green Pass, sì, vero? Sì, il Green Pass, sì. Per assicurazione, per rispetto magari legge, io con legge Italia, così. Per assicurazione per me. Vaccinato? Io sì. Cosa ne pensa l'iniziativa dell'ASP di proporre la vaccinazione in cambio dei biglietti omaggio per i concerti? Secondo me è una sciocchezza, perché ognuno deve essere libero di fare quello che vuole. E forse potrebbe invogliare quelli che non hanno ancora deciso di vaccinarsi a farlo. Molto fica, sì. Quindi tu vaccinerai e andrai in uno dei tuoi concerti? Ma magari, sì. Non lo so, cioè ci dovrei pensare un po', perché con la musica sono abbastanza infognato proprio, sì. Senti, quando vai a vaccinarti? Non lo so, prima possibile. Contro i Novax, vacciniamoci tutti, per il bene di tutti. Questa iniziativa dell'ASP secondo lei potrebbe incentivare la gente a vaccinarsi? Ma proviamole tutte per incentivare la gente a vaccinarsi, proviamole tutte, non lo so se il risultato, mi auguro che sia buono. L'ASP, mi dispiace dirlo, propone molte cose, fa molta pubblicità su se stessa, ma poi quando vai all'ASP, nel concreto, il 50% delle cose non risultano. Perché ci sono problemi di email, arrivano, non arrivano, ritardi a domicilio, non si può fare, ti conviene che ci vai tu. Insomma, il servizio è come la sanità in tutta Italia. L'informazione continua subito dopo la pubblicità. A tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale, torniamo a parlare del caso dei tirocinanti, avviso 22, la maggior parte dei quali, nonostante la propria collaborazione sia finita da mesi, sono ancora in attesa di essere pagati dalla regione siciliana. Sentiamo uno di loro, la sua testimonianza, MTG. Ho iniziato il tirocinio ad ottobre del 2019. E ad oggi non ho ricevuto nessun pagamento. Ho finito il mio tirocinio a ottobre del 2020 con l'avviso 22. A tutt'oggi la regione non mi ha ancora dato il rimborso che mi deve. Da oltre un anno e mezzo, come tanti dei miei colleghi, aspettiamo di essere pagati dall'assessorato del lavoro. Loro sono solo alcuni dei tirocinanti dell'avviso 22, un bando della regione siciliana da 25 milioni di euro per tirocini della durata dai 6 ai 12 mesi, con un'indennità prevista pari a 500 euro al mese. Vi hanno partecipato in 6.000 in Sicilia, che hanno svolto la propria attività tra il 2019 e il 2020, ma molti di questi stanno ancora aspettando di essere pagati. Come rende noto Oreste Lauria, uno di loro e portavoce dei tirocinanti, l'ultima lista con i pagamenti è stata resa pubblica il 9 agosto, 51 pagamenti a favore di 35 tirocinanti. Pagamenti che procedono a rilento e a singhiozzo, si sentono presi in giro. Al momento, secondo quanto dicono, sono solo 300 i tirocinanti a cui è stato saldato tutto, 1.100 gli acconti versati a fronte di 6.000 unità. Anche io ho fatto l'avviso 22, non ho ricevuto neanche un euro dopo aver finito i miei 6 mesi e ora sono passati altri 8 mesi. Purtroppo tutti quanti, quando abbiamo fatto i 6 mesi, abbiamo messo anche la benzina di tasca nostra e tutti quanti, la maggior parte, abbiamo una famiglia, dei bambini. Ed aspetto da più di un anno senza avere nessuna informazione da parte del Dipartimento Lavoro della Regione Sicilia. Ho cominciato il mio tirocinio a febbraio del 2020. È durato un anno, ho terminato e ancora oggi, che siamo a fine agosto, non ho percepito completamente nulla. Ho iniziato il tirocinio con avviso 22 a settembre del 2019, ho terminato a febbraio del 2020 e ancora tuttora non ho ricevuto nessuna indennità. Dall'assessorato regionale alle politiche del lavoro, intanto, avevano reso noto che una delle motivazioni di questa lentezza burocratica fosse da ricondurre a pratiche incomplete o errate arrivate alla regione siciliana, che quindi non può liquidare le somme. Motivo per cui erano state diffuse delle direttive ai centri per l'impiego per la verifica a monte della documentazione dei tirocinanti. Inoltre, in una comunicazione risalente al 7 giugno scorso, l'assessorato regionale alle politiche sociali e del lavoro aveva chiesto di porre fine alle polemiche strumentali legate ai pagamenti dell'avviso 22. Sentito da noi oggi, il dirigente Gaetano Sciacca spiega come la misura sia inoltre gestita da ANPAL. Infine, la regione ritiene di aver fornito già sufficienti informazioni per spiegare le motivazioni relative ai ritardi nei pagamenti. Tuttavia, le dichiarazioni da parte dell'assessorato regionale non convincono del tutto i tirocinanti, che si sentono presi in giro soprattutto per il fatto che, oltre ai ritardi nei pagamenti, non hanno ricevuto alcuna prospettiva occupazionale dopo il tirocinio.
Siamo andati all'interno degli alloggi che hanno ospitato i kosovari e i soldati italiani nell'area dell'aeroporto di Comiso e che potrebbero ospitare i profughi afghani. Sul posto, Viviana Sammito. Siamo nell'area dell'aeroporto di Comiso, questi sono gli alloggi messi a disposizione dal Comune per l'emergenza umanitaria in Afghanistan. Ieri 600 persone sono arrivate a Sigonella, a Catania, tra questi potrebbero esserci anche dei nuclei familiari che potrebbero a giorni essere ospitati qui, in quelli che furono gli alloggi dove fino al 1999 ospitarono 5.000 kosovari e anche soldati italiani. Vi portiamo a fare un giro all'interno di questi alloggi che sono chiaramente stati sempre chiusi al pubblico se non per iniziative sociali e culturali. Questa stanza può ospitare una cucina, ogni alloggio è dotato di due camere da letto e due bagni. Ho parlato non appena ho avuto l'idea con il presidente della regione che ha assolutamente condiviso questa volontà. In che modo adesso cercare di dare dignità a queste famiglie? Ci sono in tutto 80 di queste unità abitative unifamiliari costruite in muratura secondo le tecniche appunto della costruzione italiana, però purtroppo non immediatamente fruibili e non avendo ovviamente il comune le forze economiche per poterle ristrutturare, noi le affidiamo al Ministero dell'Interno e all'eventuale task force internazionale che si sta occupando di questa fuga dei profughi appunto da Kabul e da tutte le altre regioni dell'Afghanistan e quindi dare a queste persone non una fredda tenda in qualche campo profughi, bensì una casetta accogliente, magari non eccezionale, ma accogliente. Ho ovviamente sentito subito il direttore generale dell'ASP che oltre ad essere entusiasta dell'iniziativa in sé, si è messo subito a disposizione per quanto riguarda non solo i tamponi, ma anche la vaccinazione e ogni altra esigenza di carattere sanitario. È partita la gala della solidarietà a Comiso, quando molte famiglie hanno scoperto che a giorni potrebbero arrivare i bambini afghani. Come vedete alle mie spalle ci sono anche diversi giocattoli, macchinine per accogliere questi bambini che scappano. Siamo negli alloggi all'interno dei locali che ospitano il parco della sicurezza stradale, proprio qui all'esterno che sorgerà un vero e proprio parco giochi a ridosso dell'aeroporto di Comiso per far trascorrere del tempo libero ai bambini che verranno ospitati in questi alloggi. Prenderà il via oggi pomeriggio la festa dell'unità regionale del Partito Democratico. La manifestazione con un programma variegato di eventi si svolgerà nelle giornate di oggi e domani a Marina di Ragusa. Tre le location dove si svolgeranno gli appuntamenti: la terrazza sul porto, la rotonda sul mare e l'auditorium comunale. Oggi pomeriggio a partire dalle 18 si parlerà di responsabilità e riforme, l'identità e il nuovo PD tra diritti e lavoro, politiche europee, la Sicilia al centro dell'Europa. Tra le tematiche affrontate anche la scuola, le infrastrutture, la festa dell'unità regionale del PD anche domani nelle tre location. Sempre nel pomeriggio affronterà diversi temi quali l'emergenza incendi, il PD a difesa dei comuni e ancora la crisi del sistema dei rifiuti in Sicilia. Prima di chiudere gli eventi dell'estate Eblea, al giardino Ebleo alle 20:30 il teatro a cura di Arte Insieme, Collettivo Contatto e scena Amor Amor Amor, e al centro commerciale e culturale di via Matteotti a Ragusa e scena alle 21 la compagnia Godò. E con questo è tutto, grazie per la vostra attenzione, buon pomeriggio.